accettare clienti che non siamo in grado di aiutare. Questi sono i clienti che per qualche ragione vengono da noi perché noi siamo stati consigliati da qualcuno. Vi capiterà sempre di più quando diventate noti. Noti non vuol dire che le persone vi fermano per strada, ma noti vuol dire nella vostra nicchia, nel vostro ambiente, nella vostra industria, nel vostro mondo, nel vostro cosmo, diventate noti. E quindi molte persone, anche tramite referenza, quindi sono persone molto profilate, vengono da voi, quello che vi capita è che sono già pronti a darvi dei soldi. Quindi io nell'ambiente del marketing, le persone avendo un'idea fumosa di quello che è il marketing, dicono: senti, mi puoi aiutare a fare, e mi dicono una cosa, dopo che hanno fatto tutto il processo, sono venuti magari per un'ora in consulenza strategica, sono passati da dei corsi, non sto neanche a ripeterlo, e vogliono che io faccia, gli spieghi come fare o faccia qualcosa tra virgolette per loro, lavori con loro a un progetto che non mi compete, non fa parte della mia expertise, lo è magari lateralmente ma non saprei molto aiutarli, magari è una cosa che non mi interessa particolarmente, magari 1 o 2 anni che neanche la considero questa cosa, il mio cervello sta pensando ad altre cose, non ho il tempo per esempio, sono clienti che io non posso soddisfare con le mie condizioni, quindi questi sono clienti che non siamo in grado di aiutare. Quando qualcuno viene da voi e voi vi accorgete che la loro necessità cozza con la vostra personalità o semplicemente con la vostra abilità di aiutarli, vi consiglio caldamente di dirgli: guarda, non sono la persona giusta per la cosa che mi hai detto, ma potete o riferirli a qualcun altro di cui vi fidate, che magari non è in competizione diretta e non lo è se lo mandate da lui barra lei, perché voi quel sottosettore, quell'argomento non lo gestite, ok? Questo tesse anche delle relazioni positive di cross promotion, che va bene nel caso in cui siano altre persone, l'associazione è molto pericolosa, però è anche virtuosa quando viene fatta bene, quindi nel momento in cui voi mandate dei clienti da qualcun altro, questo qualcun altro si sentirà di solito in debito, magari, anzi sicuramente, manderà qualcuno da voi che a sua volta non è in grado di aiutare. Quindi dire: guarda, non sono la persona giusta. Dopo che mi hai descritto la situazione, il mio assessment, la mia diagnosi, perché voi dovete sempre fare una diagnosi, è che non sono la persona giusta, ma ti indirizzo da questa persona. Oppure dite: non sono la persona giusta, ti auguro di trovarla. La cosa migliore è o mandarli da qualcuno oppure dare una sorta di qualche regola per trovare la persona giusta. Quindi gli dite: guarda, non sono la persona giusta, però dovreste avere esperienza nella vostra nicchia, che anche se qualcuno vi chiede un qualcosa di borderline, voi sapete quali sarebbero i requisiti giusti. Basta farsi la domanda: perché non posso aiutare questa persona? Perché? E gli dite: guarda, vai da una persona che ha ABCD, che sono esattamente le cose che io non ho, che non posso darti. Ci sono magari persone che hanno bisogno, vengono da voi con un progetto, hanno però bisogno di essere seguiti e straseguiti, voi non avete il tempo, cioè guardi, non ho tempo. Non cercate di tirar dentro clienti, perché avete fretta di fatturare. Ora, quando state cominciando, o magari avete un calo di income, non avete soldi, molto difficile resistere a questa tentazione, ma vi posso assicurare che i soldi che prendete da questi clienti non sarete assolutamente felici, non sarà felice nessuno. Questo inizia a essere la tomba della consulenza, nel senso che poi le persone vanno in giro a dire: non è stato in grado di aiutarmi, però ma preso i soldi lo stesso. All'inizio mi ha detto che sarebbe stato in grado di aiutarmi, poi niente, mi ha promesso A, mi ha dato B, io volevo C, lui mi ha insistito a darmi A, però non sono contento, si crea malcontento generale e questa cosa non va assolutamente bene.